Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con BBCraft. Andremo a creare questo splendido pettinino per capelli. Seguite il tutorial. Ciao! Il materiale per poter realizzare il pettinino per i capelli è il seguente. Innanzitutto un pettinino in metallo, io questo qui che l'ho preso in fiera, sopra c'era questa decorazione sempre in metallo, io l'ho staccata e quindi adesso andrò a decorarlo. In commercio ce ne sono diversi tipi, ve ne linko qualcuno in descrizione così da mostrarvi anche le altre versioni. Poi vi occorre appunto un filo, io sto utilizzando questo qui preso dal sito di BBCraft ed è misura 04 26 gauge ed è della Beni Create, è un filo appunto molto sottile da 04 in colorazione oro. Poi avrete bisogno di un metro, delle pinze, tronchesina, questa qui con le ganasce in plastica per andare ad appiattire i fili e questa qui con le punte non zigrinate ma lisce. Poi per quanto riguarda le perline sto utilizzando diverse tipologie di perline, vedete le goccine, poi ci sono cipollottini grandi e piccoli e anche più piccoli, infatti ho scelto anche quest'altra tonalità rossa che sono da 3x2. Potete scegliere diverse dimensioni di cipollottini e anche diversi colori, infatti lo andrò a utilizzare anche cristal, rossi, verdi, questi color ambra e anche perle da 4 mm bianche. Poi utilizzerò appunto anche questi castoni in acciaio adatti per le gocce da 14x10 mm, infatti le goccine sono in vetro ed eccoli qua, basterà appunto inserire all'interno del castone la goccia e poi andare ad abbassare queste alette in metallo e questo è appunto il risultato. Questi poi li andremo a fissare sul pettinino. Io ho già realizzato queste due decorazioni e adesso andremo a realizzare la terza insieme. Vedete, ho aggiunto diverse perle, cipollottini, diverse dimensioni e colori differenti e questo appunto è il risultato. Sono davvero molto carine con il filo da 04. Adesso andiamo a realizzare la terza decorazione insieme. Misuriamo esattamente 40 cm di filo e andiamo a tagliare appunto questo segmento ed ecco qua il filo ed eccolo qui. Adesso sul filo inserisco un cipollottino, lo porto, vedete, metà filo e vado appunto a girare in questo modo semplicemente. E questo è il risultato, vedete? Giro per un bel po', è quasi un centimetro. Adesso prendete una perla, un cipollottino, quello che volete. Potete tranquillamente sbizzarrirvi con questa tipologia di decorazione con il filo da 04. Quindi inserite una perla su un lato del filo, poi date questa forma e poi nuovamente andiamo a girare per fissare questa perla e questo è il risultato. Adesso vado a dare due giri per fissare questi due e li aggiusto con le mani. Adesso prendo un cipollottino crystal e lo vado a fissare sempre sul filo. Decido appunto la lunghezza, una volta deciso la lunghezza vado a girare e a fissare appunto questo cipollottino. Davvero semplicissimo e anche molto rilassante perché non bisogna seguire nessuno schema. Vado avanti fissando appunto tutte le perline che voglio. Bisogna soltanto andare avanti con la lavorazione di inserire appunto tutte le perline che ci piacciono. Le andrò appunto a fissare in questo modo, vedete, alle due estremità. E poi quest'altra decorazione andrà sopra in modo da rendere il tutto molto più colorato e vivace, vedete, in questo modo. E poi ovviamente andrò
a fissare anche i due castoni. Realizzo prima la terza decorazione, poi step by step vi mostro come vado a fissare il tutto al pettinino.
Ed ecco qui il pettinino per i capelli completato. Spero che il tutorial sia stato di tuo gradimento. Lasciami un commento o un like se ti va. Io come sempre ti saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!